Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Oggi vi parlo di una questione che mi ha colpito e mi ha anche un poco divertito, devo dire la verità. Sicuramente conoscete Sorbillo, uno dei grandi pizzaioli, una delle grandi pizzerie della tradizione partenopea, una delle migliori storicamente, delle più accreditate, di quelle che anche tra l'altro hanno aperto poi delle succursali in tutta Italia, Milano, Torino, in tutte le grandi città, ed è un baluardo, un presidio della tradizione della pizza napoletana, della grande cucina partenopea che io personalmente adoro, e quindi anche sotto questo profilo adoro Napoli e il suo splendore. A parte questa piccola parentesi filo partenopea, mi ha colpito quello che racconta il Fatto Quotidiano a proposito di Sorbillo. Cos'è successo? Che Sorbillo ha fatto una sorta di esperimento tragicomico, direi, per certi versi, perché ha provato a fare la sua magnifica pizza utilizzando la farina di grilli, proprio così. Trovate la notizia sul Fatto Quotidiano, non mi invento nulla, non sono solito farlo, parto sempre da notizie diffuse dagli autodefiniti professionisti dell'informazione, poi mi diletto nel commentarle anche criticamente, con una prospettiva spesso controcorrente. Comunque succede che Sorbillo fa la pizza con la farina di grilli e poi, dopo averla fatta e provata, usa espressioni non proprio gratificanti, dicendo sostanzialmente che è venuta una schifezza, ecco, questo è il termine grosso modo utilizzato, e fa sorridere perché effettivamente con una semplice espressione sfata il mito della farina di grilli che viene oggi tanto celebrata dall'Unione Europea e dimostra come in sostanza nulla abbia a che vedere con la nostra cultura gastronomica e sia, per così dire, un'imposizione voluta dall'Unione Europea e dal capitale, per ragioni che abbiamo già detto, distruggere le identità anche a tavola e poi preparare i più poveri a nuove mense che vedranno l'uso di questi cibi a basso costo per di fatto sfamare le masse sempre più impoverite dal sistema del tecnocapitale, dallo sfruttamento che esso produce. Tra l'altro non si dica che uno ha pregiudizi, perché Sorbillo ha fatto l'esperimento, quindi ha provato empiricamente, ha usato le sensate esperienze di cui diceva Galilei e ha concluso empiricamente, provando la pizza con la farina di grilli, che non è propriamente un risultato soddisfacente, quindi ci lascia intendere che continuerà nelle sue pizzerie a usare la farina tradizionale. Quindi un colpo duro per l'Unione Europea, un colpo al cuore. Avrebbero voluto saltare felici di gioia come grilli, appunto, i tecnocrati di Bruxelles, invece subiscono una smentita da uno dei grandi pizzaioli della nostra tradizione italica.